Quindi... Buongiorno. No, buongiorno. 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 Mamma mia. Questa mattina siamo andati a fare la spesa. Ero in compagnia di mio nipote e mia nuora. Siamo stati tranquilli. Sai cos'è un poliglotta? E chi? Poliglotta. No, è la grotta. Poliglotta non hai mai sentito? Cioè, è l'animale. Poliglotta. Uno che parla tante lingue. Adesso che me l'hai spiegato, adesso lo so. Un poliglotta è uno che parla tante lingue. Mi piacerebbe imparare il francese, perché così se vado a Lourdes saprei parlare. Oggi vediamo un personaggio che da quando ho incominciato a imparare più lingue mi ha sempre incuriosito. Giuseppe Mezzofanti. Giuseppe Mezzofanti è stato un cardinale e linguista italiano vissuto tra il 700 e l'800. Nato in una famiglia di umili origini, dimostrò fin da piccolo una memoria superiore al comune, un fine orecchio musicale e una straordinaria capacità di apprendimento delle lingue straniere. Nella sua città natale incominciò a conoscere missionari di altri paesi. Dialogando con loro, apprese rapidamente lo svedese, il tedesco, lo spagnolo e varie lingue sudamericane. Ad esse aggiunse il greco antico ed il latino che studiò a scuola. Entrato in seminario, terminò gli studi di filosofia e teologia. Nel frattempo si dedicò anche allo studio delle lingue orientali. A 23 anni venne ordinato sacerdote e ricevette la cattedra di ebraico, arabo, lingue orientali e greco all'Università di Bologna. Parleremo presto anche dell'Università di Bologna. Assistette poi negli ospedali molti feriti stranieri, ascoltando così vari idiomi europei. Divenne il confessore dei turisti e viaggiatori che passavano in città. Nel 1831 accettò la richiesta di Papa Gregorio XVI di mettere le sue capacità al servizio della propagazione della fede. Il contatto con l'ambiente cosmopolita di Roma, tra missionari e dotti, provenienti da ogni angolo della cattolicità, permise a Mezzofanti di imparare numerosi altri idiomi. Nello studio delle lingue solo il cinese gli diede filo da torcere. Fu costretto a spendere 4 mesi di studio prima di sentirsi padrone della lingua. Ok, in sostanza il cinese era la lingua che gli è stata più difficile e dopo 4 mesi si sentiva padrone della lingua. Pollice in super Mezzofanti. Morì a Roma nel 1849 all'età di 74 anni. Mezzofanti è descritto generalmente come un uomo mite senza particolari ambizioni, se non quella di dedicarsi alla docenza universitaria e allo studio quotidiano delle lingue. Varie personalità contemporanee si sono espresse su di lui. Lord Byron, poeta inglese, incontrò Mezzofanti a Bologna e scrisse di aver conosciuto un mostro delle lingue. August Wilhelm, professore all'Università di Breslavia, afferma che parla perfettamente il tedesco senza aver mai messo piede fuori dall'Italia. Matteo Pisani, interprete dell'ambasciata russa in Italia, visita Mezzofanti per verificare se la sua fama sia o no meritata, restandone sbalordito. Charles William Russell, studioso irlandese, frequentò Mezzofanti e rimase impressionato dalla sua capacità di esprimersi con finezza e senza errori in gaelico e inglese nei principali dialetti della Gran Bretagna. Mezzofanti arrivò a parlare quasi perfettamente 38 lingue, queste sono le lingue, e possedeva con minor sicurezza altre 40 lingue, oltre a un numero imprecisato di dialetti. Per un totale di 78 idiomi. E tra i suoi rimpianti figurava il sanscrito, il malese, il tibetano.
era solo in grado di leggerli ma non parlarli. Ci tenevo oggi a parlare di Mezzo Fanti poiché lo trovo semplicemente un'ispirazione per tutti per imparare più lingue. Una nuova lingua si tratta alla fine di comunicare con amici, famiglie, persone di altri paesi, e questo può fare solo bene. Ehi, ehi. Oh, chi? Ah, arrivederci, a domani. E? E buona giornata a tutti. E? Qui buona giornata a tutti. E? E va fatta impatenare.